adesso non vince più. Ma no, lui dice per me innamorato. Ah. Beh, in amore le verità assomigliano alle finzioni. Ho conosciuto degli attori straordinari in questo. Allora è possibile che tutto quello che dice sono delle bugie? Lo sapremo presto. Ieri vi ha scritto che vi ha chiesto la mano. E il resto? Ma no, si dice, ma vi vuole tutta. Sta arrivando vostro padre. Oh, figlia mia, vieni qua. Vieni qua, ho una bella notizia per te. Lo sai che cos'è successo stamattina? No. È venuto un giovane e mi ha chiesto la tua mano. Alessia Fioritoni, una delle cameriere all'interno dello spettacolo. Ecco, un ruolo un po' particolare per te che sei anche nuova. Com'è stato questo inizio? Direi che per me è stato, appena ho saputo la notizia, è stato molto molto emozionante, anche perché il ruolo che interpreto mi piace molto, devo dire che è molto divertente e sono sicura che farà divertire altrettanto anche gli altri. Come mai hai intrapreso la strada del teatro? È una passione che avevo sin da piccola e ho deciso di diciamo che è un po' il mio sogno nel cassetto e non lo volevo lasciare solo nel cassetto, ecco, è la strada che voglio continuare a fare e sono molto felice di ciò, farò tutto il possibile per realizzare il mio sogno. Questo è il tuo primo debutto? Sì. Sì. Emozionata? Parecchio, davvero parecchio. Quanti anni hai? Ne ho appena compiuti 18. Quindi insomma questo potrebbe essere l'inizio di una bella carriera? Sì, sì. Perdono. Oh, dottore, meraviglioso. Me lo dicono tutti che sono meraviglioso. No, dicevo meraviglioso. È un segreto di famiglia. Veramente. Sì, mia nonna diceva sempre: prendete l'arte e mettetela da parte. Veramente. Così io l'ho messa da parte e l'ho usata tutta insieme. Brava. Beh, sì, indovinate quanti anni ho? Oh, non lo so, che croce, 30? 90. 90, veramente. Vado in giro a cercare casi clinici degni del mio genio. Veramente. E voi fate al caso mio? Veramente. Vi ho cercato per terre, per mari. E in cielo non l'avete visto? È stato proprio il cielo a condurmi fino a voi. Fatevi curare da queste mie mani. Sì. Datevi il polso. Sì. Alice Berardi nei panni di Angelica, stasera per te è stato un debutto, sei stata bravissima, hai divertito tutti. Torniamo però dietro le quinte, com'è stato interpretare questo ruolo? È stato un po' difficile all'inizio perché, diciamo, è il mio primo spettacolo, quindi sì, all'inizio, i primi 2 o 3 giorni ancora non ero proprio abituata, però dopo ci ho preso la mano, ecco. Ecco, infatti, insomma, sei stata bravissima, ma soprattutto hai scoperto una passione per te, insomma, quella che è il teatro. Sì, certo, questo, diciamo, ha proprio consolidato quello che io già pensavo riguardo questa mia passione. Quindi, sono venuto a salutare, conoscere o mangiare un buon secondo padre che è più importante del primo, perché il primo mi ha generato, voi mi avete scelto. Se le facoltà spirituali sono ben più importanti di quelle corporali, devo a voi tutta la mia devozione. Per questo sono venuto a porgere tutti i miei rispettosissimi e dolcissimi omaggi. Sembra da Moisiglio. Giovanni Gazzanni nei panni di Tommaso di Arroicus, uno spettacolo che ricalca appunto Molière, ma in pandemia è quanto mai attuale, insomma anche le psicosi da Covid sono sempre dietro l'angolo, spaventano molte persone, le quali forse hanno anche paura di venire proprio a teatro, insomma un modo per ironizzare sul tema. Assolutamente, diciamo che la scelta nasce dal fatto di voler offrire all'interno della nostra rassegna più spettacoli possibili, nella maniera più variegata, magari c'è uno spettacolo più in dialetto napoletano, uno spettacolo in italiano, uno spettacolo più serio. E visto proprio il fatto che stiamo vivendo attualmente, Salvatore ha deciso di mettere in scena questo testo che è divertente, ci permette di ridere su delle piccole manie, su delle piccole paure che abbiamo un pochino tutti. Naturalmente il testo è un testo classico, però con una rivisitazione registica molto più moderna e che punta soprattutto sulla comicità. Ecco, il tuo personaggio, quali sono le peculiarità? Allora, guarda, io lo posso banalizzare dicendo che è il brutto, un pochino stupidino, e io mi diverto tantissimo a farlo e cerco di far ridere un pochino tutti, perché poi in scena quella è la cosa che mi piace un sacco, cercare di far ridere gli altri, quindi. Il teatro ha risentito parecchio della pausa della pandemia, quindi per voi è anche un po' un ritorno in scena, ma anche alla vita, si può dire?
Esatto, anche perché diciamo che noi con le attività come quelle della scuola di teatro, alcuni laboratori, ci siamo fermati proprio allo stretto indispensabile, però non abbiamo quasi mai smesso di fare le prove. Abbiamo attraversato dei momenti in cui magari vedevamo la sala a metà, oppure abbiamo dovuto togliere delle date. Però diciamo che la gente ci ha sempre seguito, ci ha sempre contattato per con dei messaggi, insomma, poi quando abbiamo fatto gli spettacoli sono sempre venuti, quindi speriamo, insomma, piano piano di iniziare a tornare tutti insieme a divertirci e magari piano piano togliere anche le mascherine. Ecco, dunque, appunto, a proposito di mascherine, si torna in scena in un momento in cui purtroppo non possiamo abbassare le difese, però invece voi lo farete in maniera ironica. Quale sarà la parte più divertente? Ma guarda, io dico quella quando entro io, perché io entro e sto immobile per un po' di tempo prima di iniziare a parlare e fare un pochino lo sciocchino, mettiamola così. E sì, abbiamo igienizzanti, mascherine, tutto. Adesso ci serve soltanto il pubblico che viene a teatro e si diverte insieme a noi. Com'è questo spettacolo, signora? Le piace? Sì, mi piace molto la commedia, perché già l'avevo vista quella di Alberto Sordi anni fa, era simpaticissima. E poi loro sono molto bravi, noi le seguiamo da anni. Sì, assolutamente sì, perché consente di affrontare, insomma, con più di leggerezza delle tematiche che in effetti anche ci riguardano. E sicuramente l'aspetto culturale è fondamentale proprio per recuperare la normalità e per recuperare la possibilità di interessarci a tantissime altre sfumature e aspetti della realtà. Ma è una bella iniziativa, soprattutto a Isernia, una città molto piccola, e avere un posto dove recarsi la domenica è veramente incantevole. Sì, sì, noi veniamo quasi sempre a tutti gli spettacoli del cast, quindi è proscenio. Cioè, ci piacciono tutti, perciò non ce ne perdiamo uno. Almeno è una delle poche cose che ci sono da fare, così. E comunque sì, molto carino. Sì, sì, molto molto bello. Devo dire che sono tutti molto bravi e poi, vabbè, Salvatore è una garanzia. Veramente bravo, ha rivisitato la commedia di Molière in una veste sarcastica, ancora di più di quanto non lo fosse. Davvero bravi tutti. È stato veramente bello. Facciamo la pubblicità, perché sono veramente bravi questi ragazzi, e non solo, perché poi il teatro non è un'abitudine, quindi magari uno da casa può pensare perché, e invece sono belle iniziative e può diventare veramente piacevole, quindi veramente complimenti. Veramente bello, 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 affascinante. Noi è piaciuto e veniamo spesso per questo. Vi siete divertiti? Tantissimo, tantissimo, tantissimo. Com'è far parte di questa compagnia? Com'è fare teatro? Noi sono tanti anni ormai che facciamo parte di cast, e poi ovviamente oltre allo spettacolo è bello anche il rapporto che abbiamo al di fuori, perché noi siamo amici, usciamo insieme, quindi siamo una grande famiglia. Quindi poi al di là del teatro è bello anche il rapporto che si coltiva fuori. Lei è la mamma del dottor Di Arroicus, è soddisfatta di questo figlio così, così bravo, diciamolo? Sì, è bravo, sì 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 sì, sì. Soddisfatta e orgogliosa. Beh. Lo segui ovviamente ogni spettacolo? Certo, certo, lo seguo e quindi è questo. È contenta? Contentissima. Noi come sempre vi ringraziamo per averci seguito, vi ricordiamo che potete continuare a seguirci sui nostri canali 11 per il Molise, 96 per l'Abruzzo, 880 per gli amici del Lazio e ovviamente sui nostri canali social e sul sito www.telemolise.com.